Baracca 18. Una piccola arca di Noè navigante in mezzo a un diluvio di malinconia. E dentro ogni specie di esseri, dalla pulce al poeta, dal topo al parastatale. Baracca 18. Quando vi entrammo per la prima volta, tutti ristemmo aggruppati davanti alla porta, muti al cospetto di quelle tre file di lettiere deserte, e gli occhi vagavano sgomenti lungo le pareti nude, su quel pavimento polveroso e sconnesso. Indugiavamo sgomenti sulle finestrine prive di telaio. Signora Germania, tu mi hai messo tra i reticolati e fai la guardia perché io non esca. È inutile, signora Germania. Io non esco, ma entra chi vuole. Entrano i miei affetti, entrano i miei ricordi. E questo è niente ancora, signora Germania, perché entra anche il buon Dio e mi insegna tutte le cose proibite dai tuoi regolamenti. Signora Germania, tu frughi nel mio sacco e rovisti tra i truccioli del mio pagliericcio. Una mano si è aggrappata al sacco del mio stomaco e tenta di strapparlo. Allenta per qualche istante la stretta, ma subito la rinnova più dura. Ritrovo le mie lacrime. I miei 35 anni mi guardano stupiti. Mi sembra di veder piangere un bambino. Ritrovo le mie lacrime. Mi sento abbandonato da tutti, anche da me stesso. Anche dalla mia carne, perché pure la mia carne sembra appartenere a un passato lontano. E invano attendo che qualcuno appaia sul retaggio. Cammino in su e in giù, da un filo all'altro, e vado svelto, ma la fame mi insegue. Ogni orma sulla sabbia è il segno di un passo e di un pensiero. E alle 100.000 orme e 100.000 pensieri scritti sull'arena si sovrappongono le mie orme e i miei pensieri. Supero il reticolato vicino, supero monti lontani e il mio desiderio disperato ritrova note dolci contrade. La piazza grande della mia città è piena di sole e sembra d'oro. Ravviso gli amici, risento il tepore della mia aria. Ritrovo nelle pietre e sui volti felici giorni trascorsi. Ma la fame si incugna nei miei pensieri e mi strappa dalla piazza e mi trascina lungo strade e vicoli. Pane, pane, essa grida, tu vuoi pane, pane bianco, pane fragranti di forno, pane che a stringerlo tra le palme si schiaccia croccante. Rivedo tutte le botteghe di fornaio, anche quelle che non sapevo di aver mai visto. Pane, pane, la coltella impermeata. Oggi il mio bambino compie il quarto anno. Io rivivevo in lui la mia fanciullezza. Ed ora egli mi sfugge. Conto i suoi giorni con i miei, e per quanto prigioniero vorrei che il tempo non passasse mai. L'uomo è fatto così, signora Germania. Di fuori è una faccenda molto facile da comandare, ma dentro ce n'è un altro e lo comanda soltanto il Padre Eterno. E questa è la fregatura per te, signora Germania. Signora Germania, mettono acqua in una marmitta, dosano la carne e la polvere e l'estrazione da lì, chiudono il coperchio e tenuto la mia, mettono l'ischetta, accendono il fuoco e quando una certa immobile si alla minestra con te, ma così anche nella guerra. Tu potrai mettere tutta nel pentolone che hanno. Sulle strade ferrate corre silenzioso un treno fantasma. È un treno che ha girato per tutte le strade ferrate di Germania, di Polonia, di Russia, di Jugoslavia e ha fatto sosta a tutti i campi di concentramento. Ed è un convoglio che non finisce mai, perché è il treno che porta le anime dei morti in prigionia. E quando, tra 50 o 60 anni, avrà caricato le anime di tutti i reduci, prenderà l'aereo binario che porta dove Dio vuole e nessuno in terra lo vedrà più. Non muoio, neanche se mi ammazzano.